Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banca Popolare di Milano. Con la fusione di Banca Popolare di Milano e Banco Popolare nasce un terzo soggetto. Un soggetto che non ha le dimensioni dei principali competitors, ma si distanzia notevolmente dai più piccoli. In che modo volete e potrete essere diversi e definire un nuovo modello di banca? Ma intanto pensiamo di aver raggiunto una massa critica importante, cioè il minimo che si poteva fare per creare il terzo, il quarto gruppo bancario italiano. Quindi ci sentiamo sicuri di aver fatto un passo decisivo per poter competere con i più grandi. Dopodiché, come dicevamo anche oggi, è possibile che anche le banche più piccole possano guardare a un soggetto che viene dal mondo delle banche popolari, quindi con una grande attenzione al territorio, per poter pensare a un loro futuro. Un altro tema, abbiamo parlato nella recente tavola rotonda di crisi di alcune banche e comunque di crisi o di rallentamento, di freno che alcune situazioni possono aver creato nel nostro settore. Che ruolo possono aver avuto localismi, cattive governance, particolarismi in questo? Ma secondo me bisogna farsi questa domanda, perché è ovvio che nella crisi di molte delle banche italiane che oggi hanno problemi e che ancora non li hanno risolti nonostante massicce iniezioni di capitale e che forse hanno ora reso necessario anche l'intervento del Fondo Atlante, c'è anche un'eccessiva attenzione a un mantenimento di localismi fuori dai luogo che oggettivamente non devono essere alla base della governance delle banche. Da noi il mercato ha giocato sempre un ruolo marginale fino agli ultimi anni e diciamo, la proprietà delle banche era sempre nelle mani o di fondazioni che erano un po' autoreferenti o di modelli di banche popolari che però erano un po' al servizio di alcune costituenze locali. Penso che tutto questo, quindi una cattiva governance, porti anche a cattivo management e questo nel tempo si sia fatto pagare al nostro sistema.